Signori, benvenuti in questo nuovo video, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e visto che avete raggiunto i 2000 like sotto l'ultimo video dove abbiamo creato un'intelligenza artificiale, con molte virgolette, in grado di giocare a Dragon Ball Legends, oggi vi porterò il secondo episodio. Il secondo episodio non preparato assolutamente, dove andremo online nel Play Store a cercare un'app randomica che andremo ad automatizzare insieme. Ovviamente andremo a cercare qualcosa di divertente ed eviteremo la roba multiplayer, perché giocare in multiplayer diventa un po' un casino, ci sono troppe variabili e non voglio complicarmi la vita. Or dunque, per chi non si fosse ancora iscritto, qui si costruiscono dei bot che vi invito a non emulare a casa. È fatto tutto quanto, lo diciamo, a scopo dimostrativo, per divertirci. Non usate questa roba per andare a scalare le classifiche, perché se no dopo venite bannati, mi raccomando. Allora andiamo a vedere un pochino cosa c'è nel Play Store oggi, a cosa giocano i ragazzi di oggi. Andiamo sulle classifiche e vediamo l'app numero 1, Stumble Guys. E io dubito che questa roba qui sia effettivamente automatizzabile, mi sembra un casino allucinante. Dino T-Rex, questo sembra interessante, il giochino quello di merda che c'era su Windows quando ero piccolo, quando non c'era la connessione. Immagino che sia abbastanza anche semplice, bisogna saltare quando ci sono gli ostacoli. Proviamo, installiamolo e vediamo com'è. Ah, cioè, clicchi e parte, tipo istantaneamente. Ok, devi saltare. Beh, direi che stiamo studiando, ragazzi, ovviamente questa è la fase di studio del gioco. Quindi bisogna tenere premuto il mouse quando il dinosauro incontra dei cactus. Va bene, ci possiamo lavorare sopra, andiamo subito a buttare giù la nostra lista di cose da fare e scriviamo il nostro script di Python. Sono curiosissimo di vedere che cosa viene fuori. Let's go! Bene bene, come sempre ci serve dare un pochettino un occhio a quelli che sono i colori della roba che abbiamo sullo schermo. Il nostro fidato scudiero Paint ci aiuterà proprio a fare questo. Vedo un grigio, va bene, d'accordo, ci piace il grigio, lo spostiamo un attimo di qua nel secondo schermo e andiamo un attimo su internet con il classico RGB picker per capire di che colore è sto dinosauro del cavolo. Apriamo, eccolo qua, e vediamo il colore di questo meraviglioso dinosauro. 83 83 83, beh, è un grigio di quelli perfetti, immagino che sia grigio anche il cactus. 83 83 83, perfetto, direi che abbiamo il nostro colore. Perfetto, eccoci qui davanti al nostro schermo bianco, la classica sindrome, no, della pagina bianca quando qualcuno non sa cosa scrivere, ma tranquilli, vi guiderò nel processo, no, della risoluzione di questi problemi e ovviamente sperando di divertirci insieme. Importiamo i moduli che ci serviranno, i moduli che ci aiuteranno a risolvere il problema sono, infatti, vi ricordo, PAutoGUI, che ci aiuterà a fare click, e SIS e forse anche TIME. E fin qua ci siamo. Quindi prendiamo Paint e capiamo qual è il punto più intelligente da controllare per poi andare a dire al gioco: uè, è tempo di saltare perché c'è un ostacolo. Per farlo ci aiuteremo ottenendo le coordinate del mouse, quindi while true, che insomma vuol dire per sempre. Vi ricordo che la posizione XY del mouse è pautogui.position, che per chi non capisca niente vuol dire dammi la posizione XY del mouse. Stampiamo XY e vediamo un pochettino che succede. Eseguiamo lo script e andiamo a fare un po' di analisi. Mannaggia, trucco la maiuscola, mi dimentico sempre queste cavolate dell'informatica. Ecco qua, allora eseguiamolo. Perfetto, vedete che ci sta facendo diciamo la scansione del mouse. Facciamo un'esecuzione e vediamo un po'. Ok, dobbiamo ancora studiare. Studiamo, click, 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 un po' più indietro, click, un po' più avanti, click, click. Questa mi pare la posizione perfetta da controllare. Se il mouse in quel punto è su un pixel grigio, dobbiamo cliccare. Mi sembra la cosa più intelligente da fare. Ma guardate, io piuttosto che farlo su BlueStack mi sposterei sul web. Secondo me lì è anche più divertente e ci ricorda un po' di più il nostro passato. Quindi BlueStack, ciao, lo salutiamo e lo cerco un attimo in rete e continuiamo da lì. Ok, direi che ci siamo. 0 punti, ho trovato un dinosauro. Vediamo un po' se funziona. Ok, pare che funzioni. Cerchiamo anche qui il punto migliore, sono fortissimo, il punto migliore in cui saltare, ragazzi, quindi ci servono le coordinate e direi che sarà questo qua. Sì, dai, dai, dai. Pressione sempre lunga di mezzo secondo, che bei rumori che fa. Eseguiamo il nostro script, piazziamoci qua
Sì, devo spostarlo, ragazzi, sennò ovviamente bisogna avere il mouse lì, quindi direi che questo va benissimo. 6,90, 7,36. Ok, abbiamo le nostre coordinate. 6,90, 7,36. Ce le scriviamo un attimo qua, che sono la... Questo è un commento, ragazzi. 6,90, 7,36. Questo non viene eseguito. È come se stessi prendendo degli appunti sul codice, no? Bene, invece di prendere XY, un P auto GUI position, bla bla bla, secondo me la cosa intelligente da fare è dire: fammi uno screenshot dello schermo. Immagine uguale a P auto GUI punto screenshot. Ok. E poi controlla se a quelle coordinate c'è il grigio. Quindi facciamo: il pixel da controllare è immagine.getPixel, ok? E alle coordinate, ragazzi, le coordinate le sappiamo, sono la 6,90,736. A questo punto vi ricordo che è possibile, no, estrapolare le tre coordinate, che sono la R, le coordinate poi sono le componenti, no, RGB di quel punto, e quindi facciamo R è uguale a pixel, buonanotte, di 0. Poi sono pigro, quindi facciamo copia e incolla, questo è pixel di 1 e questo è pixel di 2. In questo modo estrapoliamo da quel punto le tre componenti e ci chiediamo se in realtà ne basta una. Facciamo finta di controllare solo la prima, tanto sono tutte quante, devono essere tutte quante uguali a 83, no? Perché 83 è il grigio. Quindi se R vale 83, allora P autogui.press space. Poi volendo potremmo aggiungerci un prompt tipo ho saltato, tipo print ho saltato. E purtroppo, essendo in un'altra finestra, non potrò mostrarvi lo script che gira, perché se non avete il mouse che è cliccato proprio nella finestra che deve saltare, non funziona. Anzi, non lo facciamo così, proviamo a cambiare le cose, rendiamolo un pochettino più, invece di fare press jump, stampiamo intanto ho trovato del grigio, vediamo se funziona. Eseguiamo lo script e diamo un'occhiatina, eccolo qua, start, vediamo un po' se trova del grigio. Ovviamente non posso, dovete fidarvi, ragazzi, non trova il grigio, quindi forse non l'ha trovato perché vedete non l'ha stampato. Dobbiamo forse guardare delle coordinate diverse, forse le abbiamo sbagliate, diamoci un'altra occhiata, rimettiamo le mani al codice e stampiamo nuovamente la posizione xy con pautogui.position print x, y e vediamo se ti piace. Allora, chiudiamo sto coso che non funziona. Ok, beh, controllo lo fa, bisogna vedere se controlliamo nel punto giusto ora. Io sto controllando tipo, mi pare qua, 673, 673, 737. Forse eravamo un pochino, un po' fuori per quanto riguarda la coordinata, la stavamo sbagliando. Va bene, blocchiamo sto coso, ritorniamo qua, rieseguiamolo. Perfetto, vai, vediamo un pochettino. Io sto guardando di qua per vedere se trova il grigio. Però, allora, il grigio l'ho trovato, ragazzi, ve lo mostro subito. Vedete? Ho trovato del grigio, quindi il grigio lo ha trovato. Quindi adesso dobbiamo semplicemente dirgli di saltare. Invece di dire ho trovato del grigio, facciamo anche P auto GUI punto press e facciamo space. È tempo della prova del 9. Vediamo un pochettino. Sì, Godopoli, ci piace, bravo, 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 jump, perfetto, sì, sì, puoi continuare all'infinito. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, signori, abbiamo automatizzato un altro gioco, mi raccomando, non andate online a fare questa roba. L'ho fatto solamente a scopo dimostrativo, spero anche questa volta di avervi insegnato qualcosina. 2000 like e vi porto un altro gioco. Ci divertiremo anche, si spera, a imparare un po' l'informatica, perché questo è un po' anche il mio scopo. Oh, ha saltato anche l'opterodattilo! Vabbè, perché è sempre grigio. Io sono curioso di vedere fin dove... Ok, sì, si è schiantato. Si vede che questo cactus era a una posizione differente dagli altri. Potremmo metterlo a posto, assolutamente. Signori, vi aspetto qui nei commenti. Vi è piaciuto questo video? Se ne volete altri, pollicione lì su, 2000 like. Al prossimo episodio. Ciao!